si trova in una posizione strategica della città. È immenso e imponente, ma la sua maestosità passa inosservata. Ecco quello che resta dell'antico istituto scientifico sperimentale Tabacchi, una struttura che si affaccia su una delle strade principali del capoluogo salentino, una struttura nell'assoluto degrado e abbandono. Posizionato lungo Viale Calasso nei pressi dell'Ateneo Salentino e tra due strutture dell'università dove attualmente l'attività è a pieno ritmo. L'abbandono totale sta distruggendo uno dei più importanti edifici storici di Lecce. L'aspetto è sconfortante, sporcizia, rifiuti di ogni genere, erba che cresce ovunque, vetri rotti, finestre aperte e ruggine. È una studentessa che vedendo la nostra telecamera ci fa strada e ci mostra disgustata quello che ogni giorno gli universitari qui vedono. La struttura è utilizzata come dormitorio, come rifugio anche per gli animali, ma la cosa sconvolgente è che anche la zona posteriore dell'università si trova nella stessa identica situazione.